il meeting di Rimini su Telepace 3, giovedì 20 agosto alle 9 alle 22.45, un nuovo mondo del lavoro, nuovi modi di lavorare. Lo smart working ha stravolto le tradizionali modalità di lavoro, con quali conseguenze? Approfondirà il tema Giancarlo Blangiardo, presidente Istat e rappresentanti di grandi colossi industriali. Alle 10.15 e a mezzanotte 30, esseri viventi, incontro sul progresso delle scienze biologiche a cura di Giorgio Dieci. Alle 11.30 e all'1.15, tempo di ripartire e tornare a curarsi, la salute non può aspettare, dibattito a più voci sull'impatto della pandemia sulla medicina territoriale specialistica. Alle 12.45, democrazia e fiducia, un nesso da riscoprire, dialogo sulle presunte reali criticità e sull'opportunità della democrazia con Patrick Denen, docente di scienze politiche all'Università Notre Dame, e Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati. Alle 14, Green Economy, Green Welfare, la crisi climatica e l'esigenza di rendere l'economia e la società più a misura d'uomo. Dibattito a più voci su sostenibilità e sussidiarietà. Alle 15.15, La vita, un mistero, incontro organizzato con la collaborazione del quotidiano Avvenire. Interverranno tra gli altri i responsabili della rete delle rianimazioni lombarde Antonio Pesenti e il direttore dell'unità cure palliative di Forlì Marco Maltoni. Alle 16.30, Non chiedere troppo, ciclo di conversazioni con lo scrittore José Ángel González Sainz, intervistato da Fernando De Haro. Alle 17.45, privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime, la frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel, filo conduttore dei lavori del meeting e dell'incontro. Alle 19, ripartire o rifare, talk show a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, condotto da Massimo Bernardini ed Enrico Castelli. Alle 20.15, Hello Life, bellezza, socialità e creatività nell'era digitale, i mesi del lockdown e l'importanza delle relazioni significative, elementi del presente per gettare le basi del futuro.